Ma spesso noi parliamo di modelli orizzontali e tutta l'attività di SWS è basata su quest'idea del modello orizzontale e il nostro modello intervento più sviluppato che il modello multifattor continua a parlare dell'orizzontale. Allora, questa idea dell'orizzontale, del fatto che si passa da un mondo triangolare, da un mondo verticistico dove c'è un capo, cioè, poi dopo tutta una serie di quadri intermedi, poi dopo ci sono gli operativi, e questo bel triangolone. No? Cioè, diciamo, passiamo a un modello orizzontale in cui c'è un modello di responsabilità diffusa, in cui tutti sono impegnati nel far andare avanti il tutto in maniera collettiva. No? E perché tutto questo? Cioè, qual è il vantaggio? Questo qui ce lo chiedono spesso, ma funziona tanto bene il modello piramidale, cioè è lì da sempre. Ed è vero, è lì da sempre. È lì da sempre. Se voi aprite un qualsiasi sussidiario, quantomeno sussidiario ai tempi nostri, c'è questo modello, bello, piramidale. Sopra c'è il vassallo, il vassoro, il vassini, e poi sotto gli operativi. E qual è il vantaggio? Perché è ancora lì? Perché dal Medioevo è ancora lì? Perché ancora siamo fatti? Perché le aziende sono fatte a triangolo? Allora, ci sono mille, chiaramente, interpretazioni, però quello che pensiamo noi è che alla fine sia un modello che accontenta un po' tutti, no? Perché all'interno della struttura dai modo a chi ha desiderio di potere, chi ha desiderio di autorizzazione, chi vuole emergere, dell'idea di poter scalare, di poter avere un vertice, no? Essere di gestire, e chi invece preferisce essere responsabilizzato, chi altre cose nella vita, chi per mille ragioni vuole separare la propria realizzazione, il proprio lavoro, può stare sotto, dice: ma io sono responsabilizzato, qualcuno mi dice cosa fare, lo faccio da qui a qui, e allora apparentemente tutto funziona. E invece il modello che proponiamo noi, il modello orizzontale, è un modello in cui tutti hanno responsabilità, tutti si devono interessare, e però sono anche tutti interdipendenti, sono tutti dipendenti anche dagli altri. E quello che fai tu influenza quello che succede nella mia vita professionale, e quello che faccio io influenza tanti altri, e tutti quanti dobbiamo essere responsabili per quello che facciamo. E allora qual è il vantaggio, no? Cioè non c'è un capo sopra, non c'è un capo assoluto. E uno non ha questa idea di poter arrivare ad avere il potere, no? Non soddisfa per niente il desiderio di potere. E però non c'è nemmeno la possibilità di essere totalmente così sugli allordi, ma decidete voi, faccio. No, perché ti viene richiesto costantemente di esserci, di pensare, di mettere pensiero, di mettere responsabilità in quello che fai. E quindi apparentemente non va bene nessuno, no? E però poi questo modello invece piramidale, questa vera piramidona che funziona tanto bene, ma funziona poi veramente così tanto bene? Perché poi, no, se avete avuto, o se conosci qualcuno che ha avuto, e tutti conosciamo, siamo stati in condizione di essere in qualche modo al vertice, a piramide, o vicino al vertice, a piramide, allora sapete benissimo, no, che essere lì, sì, ti dà potere, ma a parte il fatto che comunque avrai sempre qualcuno più sopra, no? Però ti dà potere, ma questo potere è un potere affettivo. Tu veramente decidi quello che succedono? E la risposta è no, perché tu in realtà sei lì, hai tante responsabilità, puoi decidere delle cose, ma in realtà tante cose non le sai. Cioè proprio non le sai, non sai cosa succede sotto, non sai cosa succede nell'organizzazione. E più la piramide è grande, più dici: ah, sono dentro un grande potere. Ma tu non sai cosa succede, e c'è da qualche parte qualcuno che sta commettendo un errore e che tu nemmeno conosci, che non vorrebbe che lo commettesse, ma che in qualche modo dipende da te. Questo errore capita, succede, tu sei responsabile e non riesco a fare niente. Ah, ma sì, per gestire il sistema. Ho capito, va bene, gestire il sistema. Ma in realtà tu sei lì e tante cose non le sai, non sai cosa succede. E allora tu hai il potere, sì, hai il potere, ma in realtà tante cose ti sono opache della tua organizzazione e succedono i problemi e tu non sai perché sono generati, non cadi al pero. E invece quando sei sotto, no, dici: ma sono
sono tranquillo, nessuno che mi rompe scatole. No, non è vero. Non è vero che nessuno ti rompe scatole, perché poi dopo c'è qualcuno che arriva e ti dice: ma tu hai sbagliato. E ti imputa la conseguenza di una tua scelta. Dice: ma io non ho mia scelta, io sono indipendente. No, tu hai. E quindi poi in realtà la responsabilità ti ricade, no? Però non hai gli strumenti, perché magari ti viene richiesto di operare delle scelte quotidianamente, e dico: ma devi decidere, ma decidere cosa? Magari senza aver mandato, senza avere nessuna retribuzione che ti paghi quella responsabilità. E però è richiesto che tu lo faccia. E allora tu sì, volevi essere responsabilizzato, ma non ti dà quella posizione la cosa che veramente cercavi, cioè la tranquillità, la serenità. Non ce l'hai, non ce l'hai se indipendente, non ce l'hai. Perché c'è sempre la carogna per parte, e quindi no, e quindi se al vertice, ma il potere? No, non il potere, è la responsabilità e tante opacità. E se va tutto bene, sì, va bene, magari anche qualche soldo, ma nemmeno così tanto. E allora il modello orizzontale, invece, che non è una nuvoletta informe, è soltanto un diverso tipo di sistema, e riducendo la distanza fra i singoli elementi del sistema, che cosa ti dà? Ti dà per tutto libertà. Libertà perché non devi rispondere ad altri se non in forma collettiva, e la risposta è veloce, immediata. Tutti sanno qual è il tuo ruolo e nessuno ha un'aspettativa che vada al di là di una reale conoscenza di quello che sei. Sei tu come persona, oltre come ruolo, ma vieni tu proprio come persona, come ruolo. Ma soprattutto ti dà il controllo. Il controllo, perché l'intero sistema, la gestione, la possibilità di intervenire sull'intero sistema torna nelle tue mani, grazie al fatto che la struttura è più orizzontale. Allora, hai meno potere rispetto a un vertice? Boh, forse, sì, certo, perché devi mediare con altri. Però in questa mediazione, a parte il fatto che hai tanti altri che ti possono aiutare e che possono anche, in qualche modo, limitare i danni delle tue defaillance, perché tutti sbagliamo. Siamo stanchi, ok, sei al vertice, sei stanco. Quindi, no, invece tu sei dentro un sistema, quindi se sei stanco, altri possono fare cose. Devi andare via una settimana, devi staccare 2 settimane, lo puoi fare. Non succede niente. Ma anche se tu invece vuoi avere un ruolo più operativo, ma comunque è un elemento di responsabilità, minore forse, ma comunque all'interno del sistema orizzontale, tu puoi mettere dentro quello che vuoi, senza che nessuno a un certo punto dall'alto, da 12 piani sopra, venga a farti delle richieste che non sai, non puoi, non immaginavi di dover soddisfare. Ecco, questo non succede. Allora, sono due modelli diversi, e noi non diciamo che uno sia migliore dell'altro, però noi diciamo, pensateci, volete veramente un modello medievale? Volete veramente, sia che siate al top, sia che siate a livelli più bassi dell'organizzazione, sì che siete in mezzo, ma volete veramente vivere una piramide medievale? Volete veramente avere quel potere, ma con tutte le opacità sulla struttura? Volete veramente avere quella deresponsabilizzazione, ma con l'assenza di tranquillità? Non lo so, noi diciamo, quantomeno iniziare a pensare che possa essere un modello orizzontale. Un modello, certo, dove c'è meno potere, c'è meno deresponsabilizzazione, ma c'è molto più controllo e c'è molta più libertà. Ecco, noi questo proponiamo e francamente in questo noi crediamo.